Ritrovati, il nuovo appuntamento con l'informazione di Telestense. Torneremo ancora sulla riapertura della cattedrale dopo 5 anni di lavori per gli interventi di restauro post-sisma. Il Duomo sabato 23 marzo ha riaperto, moltissime le persone presenti all'interno e anche all'esterno della cattedrale, una messa celebrata da Monsignor Perego con 50 sacerdoti e una quindicina di diaconi. Naturalmente anche altri numeri che vi diremo. Poi ci sposteremo a Lago Santo, andremo a vedere l'inaugurazione di un laboratorio d'avanguardia di micropropagazione. Sentiremo di che cosa si tratta e a Comacchio andremo anche a parlare di valli e sentiremo appunto alcune proposte. Naturalmente gli appuntamenti con gli eventi, con le mostre e con la SPAL, il pareggio in casa contro la Carrarese, un pareggio importante in vista anche del prossimo match con l'Ancona. Però apriamo con, dicevamo, la giornata significativa il 23 marzo per la città di Ferrara perché ha riaperto dopo 5 anni di chiusura la cattedrale. Ritorniamo nel nostro Tempio, nella nostra cattedrale, ha sottolineato Monsignor Perego, dopo 5 anni appunto dalla chiusura, oltre 2000 le persone probabilmente arrivate in Duomo all'interno e all'esterno della cattedrale a celebrare la messa, come dicevamo, Monsignor Giancarlo Perego. La cattedrale è di tutti, ha detto l'arcivescovo, e simboleggia l'accoglienza. Il ritrovo nel chiostro del palazzo arcivescovile con la benedizione dei rami d'ulivo dell'arcivescovo. La processione delle palme in corso Martiri della Libertà fino alla cattedrale. E poi la messa della Domenica della Passione in Duomo, celebrata da Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara e Comacchio. Sono stati questi i momenti che hanno segnato sabato pomeriggio l'evento solenne della riapertura della cattedrale di Ferrara dopo 5 anni di chiusura per i lavori di messa in sicurezza in seguito al terremoto del 2012. A celebrarle insieme a Monsignor Perego anche 50 sacerdoti, una quindicina di diaconi e Monsignor Andrea Turazzi, parroco della Sacra Famiglia, già vescovo di San Marino Montefeltro. La cerimonia ha incluso il racconto a tre voci tratto dall'Evangelista Marco. E poi l'omelia dell'arcivescovo. Passato e futuro trovano la loro sintesi in questo luogo sacro, in questa nostra cattedrale, che da quasi 900 anni vigila sulla nostra chiesa e sulla nostra città, casa di Dio e del popolo di Dio. La cattedrale è il segno della chiesa che è protesa verso l'aldilà, come il suo ultimo destino. E al tempo stesso sempre solidale con le vicende umane che scorrono lungo i secoli, aprendo le sue porte sulla città per offrire luce e sostegno, consolazione e speranza, custodendo come in un libro prezioso le più care memorie della nostra storia di fede. La cattedrale è di tutti, accoglie tutti, aspetta tutti. Perché l'Eucaristia che qui si celebra da quasi 900 anni è per noi e per tutti. Oggi la festa prepara però una settimana santa. È la domenica dell'Osanna, ma anche del Crucifige, come abbiamo ascoltato dalla lettura della Passione secondo l'Evangelista Marco. Tappe necessarie verso la luce pasquale. È la domenica in cui gioia e sofferenza camminano insieme, come nella vita. Quando si gridava in piazza violenza e guerra, in cattedrale si chiedeva pace e rispetto. Quando si umiliavano i poveri, in cattedrale si gridava dal pulpito giustizia, ieri come oggi. Dalle tre porte della cattedrale, oggi non ancora tutte aperte, sono entrate le persone per incontrare il Signore, realmente presente nell'Eucaristia.
Presenti in Duomo le autorità civili, militari e politiche, il sindaco di Ferrara e altri primi cittadini dei comuni della diocesi. La messa cantata, 192 coristi e 7 archi musicali e poi la presentazione dei doni all'altare della Madonna delle Grazie. Distribuite oltre 1000 comunioni ai presenti, forse 2000 le persone, se si contano quelle sedute, quelle in piedi e quelle rimaste fuori dal Duomo, tra cui anche molti turisti. Ora la cronaca scappa dai domiciliari, trovato ubriaco in centro a Ferrara, è successo nella serata di sabato quando gli agenti della polizia di Ferrara durante i controlli delle persone in detenzione domiciliare si sono accorti che uno di loro, già condannato per diversi reati, si trovava appunto in una via del centro storico in evidente stato di ubriachezza anziché essere a casa come richiesto dal provvedimento giudiziario. L'uomo è stato quindi arrestato per violazione delle condizioni imposte e multato per ubriachezza pubblica, poi condotto ancora a domicilio, ora in attesa di ulteriori decisioni da parte dei giudici. Ora ci spostiamo a Lago Santo, oltre 200 persone all'inaugurazione del laboratorio all'avanguardia di micropropagazione che potrà produrre fino a 5 milioni di piantine all'anno di kiwi, innesti di ciliegio e piccoli frutti. Vediamo. Il laboratorio si chiama ProLab e Salvi Vivai, azienda ferrarese consolidata nel settore vivaistico internazionale, l'aveva avviato già 2 anni fa. Una struttura di 400 metri quadrati che potenzialmente potrà produrre fino a 5 milioni di piantine all'anno con un focus sui kiwi, i porti innesti di ciliegio e i piccoli frutti. Il nostro settore sicuramente vive un momento di sconforto perché ciclicamente il settore agricolo viene diciamo anche colto da problematiche grosse, quelle possono essere fitosanitarie, ma cambiamenti climatici, ma dobbiamo essere bravi proprio come imprenditori a cogliere l'opportunità di un miglioramento, quindi questo che noi vogliamo fare con le nostre attività, dare un aiuto alle aziende agricole, riuscire con il nostro lavoro a sicuramente continuare a sviluppare un settore come il nostro, il mondo agricolo, che comunque rimane il settore primario, quindi ricordiamoci è un settore da cui parte tutto. Questa inaugurazione del laboratorio nell'azienda Salvi è veramente un'occasione per mostrare l'innovazione, quanto sia importante in agricoltura, in particolare in ortofrutticoltura. Oggi l'azienda senz'altro leader in Italia nel settore ortofrutticolo, in particolare nel kiwi e in altre produzioni importanti, con questo laboratorio si dota anche di una straordinaria opportunità di crescita per dare la possibilità a tanti giovani anche di avvicinarsi a un settore di cui c'è bisogno di innovazione e di capacità di introdurre questa innovazione nelle nostre aziende agricole. Quindi un plauso e anche un piacere essere qui oggi. Quando ricerca e innovazione si innestano su un'azienda di grandissima, lunghissima tradizione come l'azienda Salvi, viene fuori veramente il meglio. Abbiamo avuto un esempio di cosa vuol dire una comunità, di cosa vuol dire chi pensa al futuro dei nostri giovani. E tutti i ragazzi che abbiamo visto in questo laboratorio dietro le nostre spalle testimoniano che è un'azienda giovane che ha tutte le caratteristiche per reggere la sfida competitiva del futuro. Il futuro è pieno di nuove cose, questo è un pezzettino di tutto quello che vorremmo fare. Il laboratorio tra l'altro dà veramente delle opportunità enormi, adesso le stiamo sfruttando veramente in minima parte, quindi lo sviluppo proprio a livello anche proprio di laboratorio di micropropagazione sarà enorme nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché dà proprio delle opportunità quasi infinite, ecco, quindi siamo solo all'inizio. Ci spostiamo ora a Comacchio, sia all'acquacoltura nelle valli. È la proposta della consigliera comunale Sandra Carli Balolla. Sentiamo. Si parla di ambiente, si parla di infrastrutture, si parla di tematiche da sempre care ovviamente a lei. Le sto chiedendo che cosa sta emergendo e se è soddisfatta. Ma sono soddisfatta che si discuta di acqua in maniera competente, tecnica
E quindi sì, ci siamo. E come però diceva il biologo Castaldelli, stiamo parlando di un macro sistema economico che comprende delta, valli e fiume. Quindi anche in un contesto di questo tipo, che è denominato l'acqua che scorre, il tema delle valli, stiamo parlando del bacino Salmastro più grande, penso, d'Europa, ecco, fosse approfondito meglio, in maniera specifica. Ne ha parlato finora Castaldelli, anzi ha esordito iniziando con questo perfetto sistema idraulico così definito già nel 1700, quindi secondo me c'era spazio anche per questo. Come consigliera comunale, quindi rappresentante sia questa lista civica, la Città Futura, che su questi temi è nata, sia come Movimento 5 Stelle, che ci sta appoggiando in maniera molto importante, sto ponendo dall'inizio della consigliatura, cioè da 3 anni a questa parte, che si costituisca una commissione o comunque si discuta delle valli. Le valli sono abbandonate, non se ne parla, è invece una emergenza ambientale da considerare, non abbiamo ottenuto finora ma niente. Tra l'altra parte ci sono problemi importanti come la stagnazione delle valli, il fatto che non ci sia più cacciagione. Nello stesso tempo a mare abbiamo il problema del granchio blu, quindi perché non pensare a progetti che possano essere di acquacultura nelle valli? Torniamo ora a Ferrara, parliamo di mostra inaugurata sabato pomeriggio all'Istituto d'Arte d'Osso d'Ossi di Ferrara in via Bersaglieri del Po, la mostra fotografica di Paola Volpe. Il cielo parla, elementi naturali, questo è il titolo della rassegna, che espone una 60ina di fotografie dell'artista che dopo Pesaro, Padova, Palermo ma anche Venezia e Milano ora espone le sue opere a Ferrara, il cielo e la natura protagonisti di questa rassegna. Sentiamo. Mi piace fotografare da sempre, però la mia particolarità è fatta perché le mie foto sono fatte col cellulare. Ho la macchina fotografica, però preferisco farle col cellulare perché ho bisogno, nel momento in cui vedo le cose, di prendere il momento, l'attimo. E quindi mi hanno dominato fotografa one shot, appunto per questa cosa. La passione per la foto l'ho sempre avuta, mi piace fotografare di tutto, come si può vedere dalle foto, però la mia passione rimane il cielo. La natura ovviamente anche, dimostra anche una valorizzazione del territorio in cui lei vive. Sì, il territorio quello in cui vivo. Mi piacciono molto i dettagli, cogliere i dettagli proprio delle foto in particolari, e questa è la mia arte. Arte che non pensavo che uscisse un'arte, però con Olga, che è la mia amica, è quella che ha progettato tutta questa cosa, perché senza di lei non sarebbe nato niente. Sono mesi e mesi che ci lavoriamo, anni, perché ci siamo conosciute tramite amicizie comuni ed è nata una grande amicizia. Alla base di tutto questo c'è la grande amicizia che ci lega. Le voglio bene dell'anima e grazie a lei che ha visto le foto. Io pensavo fossero foto che potevano restare per me perché mi piacevano, però lei le ha viste e ha detto no, sono foto che non possono rimanere qui solo tra di noi, ma devono essere condivise perché sono piene di emozioni, e in effetti qui ci sono veramente le mie emozioni. È per quello che, vedendo il suo talento grande, perché veramente ogni foto presenta la sua storia, e da qui è partito il progetto. Grazie amicizie, grazie che ha tanta pazienza, perché lei sempre mi ha ascoltato, sì, per quello. E quindi siamo arrivate qua dopo aver passato diverse mostre collettive, la personale che abbiamo fatto a settembre scorso a Venezia e poi a novembre col dottor Nunez alla Biennale di Milano. Perché ha creduto in questo progetto? Perché vedo che l'artista, la signora, lavora con ragione e passione contro l'indifferenza dei tempi comuni e quindi ci mette l'anima, che è una cosa fondamentale per tutto, ma soprattutto per l'arte. Paola Volpe l'ho incontrata in Biennale Milano e lì ho visto che effettivamente, parlando, dialogando, aveva, come adesso si può vedere in questa bellissima mostra, aveva qualcosa da comunicare, aveva un senso così di questa grande sensibilità d'animo che forse si fa notare in mezzo a tantissimi artisti che ci sono oggi, voglio dire, e questo traspare proprio dal fatto che lei crede vivamente in quello che fa.
Parliamo di un'altra mostra, Gian Pietro Testa, il giornalista che amava dipingere, bilancio positivo della rassegna di quadri curata da Giorgio Mazzotti, esposti per la prima volta a Ferrara, un quadro del giornalista ferrarese scomparso a gennaio del 2023, una delle firme più importanti di inchieste del giornalismo italiano, è stata donata all'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna durante l'Assemblea regionale. Abbiamo ospitato questa mostra proprio per dare un omaggio a questo grande scrittore, poeta, giornalista, e quindi ci piace così ricordarlo. È un modo di ricordarlo pittoricamente, magari ci si può anche immaginare di ricordarlo letterariamente, come lui aveva la sua professione, insomma. Quindi, come hobbista, ci è piaciuto avere queste opere per ricordarlo agli amici che sono venuti in tantissimi alla mostra, tutti amici d'epoca che l'hanno conosciuto in varie occasioni. L'hanno conosciuto sia in vacanza, ma anche in collaborazione stretta per la sua attività. Ci siamo messi proprio davanti a un'opera che è un autoritratto di Gian Pietro, che è stato esposto per la prima volta a Ferrara, che tra l'altro ha catturato l'attenzione anche dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, dove Gian Pietro ha svolto un ruolo importante per tanti anni come consigliere, segretario, tesoriere. In questo quadro lui si rappresenta nei panni dell'alto uniforme. L'immediato è il richiamo alla strage di Peteano, dove sono morti 3 carabinieri, dove lui si intestardì a portare avanti le indagini. Anche quando il direttore gli disse del giornale, gli disse fermati, scesero in sciopero i suoi colleghi e lui continuò e le indagini vennero riaperte e si arrivò allo sviluppo che poi è stato raccolto nel libro di Einaudi, La strage di Peteano. Però questo quadro ha, secondo me, una valenza anche ancora più grande, perché il nonno di Gian Pietro venne via dalla sua famiglia, che l'aveva destinato al seminario, e tornò a casa a Frigento, perché erano originari della Campania. Si tolse la tonaca, l'appese a un albero, la impallinò e sparì. È finito a Venezia, dove è diventato comandante dei vigili locali. Ecco quindi che questa divisa ha probabilmente anche un valore ancestrale di una persona che ha combattuto per qualcosa e che poi forse Gian Pietro ha rivestito per immedesimandosi in queste vittime della strage. Questo è un quadro che sarà di proprietà dell'Ordine dei giornalisti. Sì, il figlio ha deciso, visto che l'Ordine aveva espresso questo desiderio di acquistarlo, il figlio Enrico Testa ha deciso di fare una donazione in occasione dell'assemblea annuale dell'Ordine dei giornalisti regionale. Ora parliamo di Creatività in Fiore, un laboratorio creativo permanente ideato e gestito da diverse socie Lions, mogli di soci e amiche di vari club Lions, che ha donato un computer e una stampante all'associazione Il Papavero, che promuove l'educazione e la formazione. E ora la SPAL, che pareggia in casa contro la Carrarese 0-0, un pareggio meritato. In attesa del confronto diretto di Ancona, salgono a 2 i punti sulla zona play-out. Sentiamo Alessandro Sovrani. Viste le premesse, 25 punti di differenza, 60 la Carrarese, 35 la Spalla, alla vigilia della gara odierna, e visto come la formazione di Immo Di Carlo si sia presentata con tra squalifiche, infortuni e problemi vari, una decina di indisponibili, il punto conquistato va accolto con il sorriso sulle labbra. Un risultato che consente a Antenucci e compagni di portarsi a quota 36, quindi fuori dalla zona playout, con 2 lunghezze di vantaggio sull'Ancona, e sabato in programma proprio al Del Conero il confronto diretto. Ancona che ha perso 2-0 a Recanati, la Recanatese quindi ha agganciato a 33 punti la Vis Pesaro, poi chiudono Olbia e Fermana. Gara che
è iniziata con la spalla un po' in soggezione, biancoazzurri schierati con Galeotti tra i pali, Ghiringhielli e Saiani, buona la sua prestazione, difensori esterni, Valentini e Fiordaliso, coppia centrale. Sugli esterni di centrocampo, Dal Monte e Maestro, con quest'ultimo che aveva anche libertà di accentrarsi, e come interni Collodella e Nador, questi è il risultato, il migliore in campo. In attacco poi Petrovic e Antenucci, che non sono riusciti a entrare nel vivo della gara, anche perché non sono stati sostenuti a dovere dai compagni, ma quella odierna era una partita che andava interpretata così come probabilmente l'aveva preparata Di Carlo, soprattutto con l'obiettivo di non correre rischi, e così è stato, anche se, come detto in precedenza, inizialmente qualcosa di meglio aveva fatto la Carrarese. Con il passare dei minuti invece erano cresciuti i biancozzurri, sostenuti dal tifo incessante del pubblico, e proprio sul finire hanno avuto due opportunità: prima uno scambio Petrovic-Antenucci-Petrovic con conclusione di quest'ultimo deviata da un difensore in calcio d'angolo, poi al 39esimo Dal Monte ha servito Petrovic, che di testa da distanza ravvicinata non è riuscito ad inquadrare il bersaglio. Sulla falsariga anche il secondo tempo, emozioni con il contagocce, praticamente ingiudicato due portieri, diciamo che Galeotti se l'è cavata senza problema alcuno quando gli avversari hanno cercato di trovare i loro compagni di squadra nell'area dell'asfalto con traversoni sui quali il portiere della formazione ferrarese si è sempre fatto trovare ben preparato, mentre sul fronte opposto, un po' impacciato nelle uscite, è risultato l'esperto Bleve. Nel secondo tempo solo un paio di opportunità create da Sirigardi, che era entrato al 19esimo in sostituzione di Antenucci, prima una conclusione dal limite alta di un niente, poi una punizione che invece lo stesso Sirigardi non è riuscito a sfruttare al meglio, calciando da quella che poteva essere anche la sua mattonella il pallone, seppur di poco, fuori bersaglio, anche perché c'è stata una deviazione della barriera di una Carrarese che è cresciuta solo negli ultimi minuti, con la spalla un po' in affanno, ha cercato la rete del successo, ha mantenuto l'iniziativa ma non ha mai creato grattacapi alla retroguardia dei biancozzurri, che hanno dovuto ricorrere alla panchina con Breite, che ha preso il posto di Fiordaliso, altro giocatore che è risultato indisponibile nel finale per problemi muscolari, poi è entrato anche Contigliano per l'ottimo Nador, come sempre Contigliano il suo apporto lo ha garantito, poi è entrato anche Iglio per Petrovic, ma solo per proprio i minuti finali, subentrato anche Rabbi a Collodel. Anche oggi Rabbi non è riuscito ad incidere, però la sua prestazione non a livello dei migliori, va anche letta nell'ottica di una partita che andava ormai con la spalla sempre più chiusa sulla sua, nella sua metà campo, con gli attaccanti che venivano cercati unicamente con lunghi palloni, poi difficilmente gestibili, e quindi con poche possibilità di andare alla conclusione. Comunque alla fine un buon pareggio, un pareggio più che mai meritato, giusto il risultato di parità, e se vogliamo, diciamoci la verità, qualche occasione in più l'ha avuta la squadra di Di Carlo. Il cammino verso la salvezza è ancora lungo, molto probabilmente, tanto si giocherà l'asfalto in occasione della trasferta pasquale, della vigilia pasquale, sabato al Del Conero, sul campo di un Ancona che appare un po' in affanno, occasione che l'asfalto dovrà cercare di sfruttare a tutti i costi prima della successiva gara interna con il Gubbio, della trasferta chiave sul campo dell'Entella, ancora del match interno con il Pineto, che non sta assolutamente regalando alcunché, oggi ha pareggiato 2-2 a Perugia, sperando di andare poi a Olbia all'ultimo turno di campionato, ormai con la salvezza già in saccoccia. Di tutto questo si parlerà lunedì Sport. Chiudiamo qua il nostro TV Giornale, grazie di essere stati con noi, arrivederci.